Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati. Oggi la Chiesa celebra la festa di San Tommaso, apostolo, uno dei 12, diciamo, noto, uno degli apostoli più noti, proprio per il suo evangelico che abbiamo appena letto. Si dice oggi ancora in giro a Gesù come San Tommaso, se non vedo, non credo. Io penso sempre con grande tenerezza, questo è stato un grandissimo apostolo, morto martire come tutti gli altri nelle Indie, che ha evangelizzato all'acrità, fino al termine della sua esistenza, appunto fino al dono dell'immolazione, del martirio, della vita. Però questo episodio, poi appunto fa di lui un po' un personaggio emblematico delle difficoltà nel credere, ci ricorda anche una cosa molto importante riguardante appunto il fatto della risurrezione, e quindi anche una serie di realtà che appunto sono realtà che si chiamano di fede. Ecco, la risurrezione è un evento di fede, noi viviamo nella santa fede cattolica. Anche vedere, pensiamo, se uno vede poi risolve problemi. C'è una bellissima omelia di San Gregorio Magno che, sì, certamente San Tommaso, Gesù dice, ecco le mani, ecco il costato, capite, però neanche in Gesù risorto si poteva vedere la sua divinità. Poi San Tommaso non fa la professione di fede, ma mio Signore, mio Dio, voi penso che sappiate, una volta lo insegnavo nel catechismo, io lo faccio sempre, mio Signore, mio Dio è la frase che si ripete quando Gesù viene alzato durante l'ostia, una delle cose da dire, no? Durante proprio la consacrazione, perché noi vediamo un'ostia, mio Signore, mio Signore, mio Dio, e fare un atto di fede. Però provate a pensare, in Gesù è solo risorto, secondo noi si vedeva la divinità. Certo, si vedeva la sua umanità e si vedevano i segni della passione e delle piante, però chi è questo che è risorto? Come ha fatto a risorgere? Sarà qualche diavoleria, come puoi pensare, no? Allora San Gregorio dice, alto per quello che vide, perché vide l'umanità di Gesù di nuovo in vita, ma altro fu quello che credette, cioè la divinità di Cristo, che comunque non si vedeva nemmeno dopo la risurrezione, no? Per esempio, Santa Messa, da poco abbiamo celebrato la festa del Corpus Domini, no? Ma scusate, ma se uno sa per certo, è accertato, perché il fatto del Corpus Domini è accertato ancora visibile, poi ci lanciamo, ci sono dei miracoli eucaristici, no? Succede un miracolo eucaristico, ma come fa a non credere più nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia? Eppure un miracolo eucaristico, secondo voi, toglie la necessità della fede? No, se no messo si sarebbero tutti. Voi avrete già sentito dire diverse volte che se uno prende coscienza di quello che ha la messa e non ci para, o è da ricovero, o è fuori di mente, oppure non si saprebbe come altro qualificarlo, se uno prende veramente coscienza. Però anche dei segni molto grandi e molto espliciti non tolgono mai la necessità dell'atto di fede, perché dice, vabbè, c'è stato un miracolo eucaristico, però ogni volta che andiamo a messa non la vediamo tutte le volte il miracolo eucaristico, vediamo sempre un pezzo di pane, quindi la nostra fede ha sempre bisogno di essere esercitata e sempre bisogno di essere rinnovata. Questo per dire che la fede ha dei segni che la supportano e che l'aiutano, ma che non viene mai cancellata fino a quando siamo in questo mondo. Questo che San Paolo, qualche giorno fa, dice sempre nelle sue lettere che è grazie alla fede che siamo giustificati. Qua sapete che i luterani su questa espressione ci hanno fatto un sacco purtroppo di inutili ricambi, ma la fede è una dimensione essenziale della nostra vita, capite? Perché è per mezzo della fede che noi entriamo in contatto con ciò che è più grande di noi, quindi con la trascendenza, con le cose che non si possono vedere a occhio nudo e tra l'altro non si possono dimostrare. La fede ha dei segni che ti aiutano a renderla credibile, ma la dimostrazione incontrovertibile non c'è, perché se ci fosse dimostrazione incontrovertibile la fede non c'è per il mondo. Anche San Tommaso, deve essere, questo è un po' per ricordato come un incredulo, perché anche dopo che l'ha visto Gesù ha dovuto fare un atto di fede straordinario ed esemplare, appunto, che è mio Signore e mio Dio. Chiediamo a Maria Santissima, anche lei ha esercitato per tutta la sua esistenza terrena la fede in grado eroico,
abbiamo magari nessun dubbio, insomma, che chi era nato da lei era il Verbo fatto carne, ma anche lei pensava a Gesù bambino appena nato, per vedere un bambino, per altre cose, ha dovuto per tutta la vita sempre esercitare la fede. Certamente aveva un tasso di santità e di vicinanza con Dio assolutamente inimmaginabile, ma anche lei, come diceva il santo Giovanni Paolo II, ha compiuto il suo cammino di fede, la sua peregrinazione, il suo pellegrinaggio nella fede, che è la dimensione essenziale con cui noi in questo mondo entriamo in contatto con la salvezza e con tutto ciò che Dio mette a nostra disposizione. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.